che è successo qua? Che è successo? Però, ragazzi. No. No. Wee! Buongiorno. Buongiorno a tutti. Mamma mia, ieri c'è stata Juventus Fiorentina, mamma mia, una sofferenza. Mai visto certi cambi, però vabbè, l'importante è abbiamo portato a casa i tre punti. Questa è la prima cosa. L'importante è questo. Poi veniamo al dunque, vieni qua. Intanto veniamo al dunque, che oggi è lunedì. E si torna a fatica. Aiuto, comunque, incredibile. E al di sabato e domenica è volato. Udimbo, è volato. Una scia miseria, è volato. Sta tirando da fatica. Qua vola, Udimbo vola. Non ci sta niente da fare. Il tempo vola. Cioè, proprio non se ne futta proprio. Vola, non se ne futta proprio. Udimbo vola. Mamma mia, mi ha fatto pure da sotto un quarto su, ma che cazzo ce n'è tutto? Su, lui, stamattina è su. Su. Stamattina è su, lui. Stamattina c'è il sole. Niente. Come ho detto, non parlerò più del Napoli sul mio canale, perché gente che non si mette, gente in merda, e io che la gente in merda non ci tengo a che fare, non tutti, per l'amor di Dio, gente in merda, quindi non merda, perché sono ottusi, sono scemi, sono ignoranti, sono tutto, quindi del Napoli non parlerò più sul mio canale, e basta, e questo è. Mamma mia, che fritta che fa. I portieri va molto. Comunque. Torniamo a Juventus Fiorentina. Allora. Gol di Vlahovic assolutamente regolare. Annullato. Va bene. Ci posso stare. Gol di Vlahovic assolutamente regolare. Va bene. Cosa succede? Che ci stanno falli di Bonaventura. C'è un fallo di Bonaventura verso il 60esimo, se non sbaglio. Ma non mi ricordo se era secondo tempo o primo tempo. Ci stanno falli di Bonaventura che si disinteressa del pallone e va dritto sull'uomo già ammonito. Ed è espulsione. Doppio giallo. E dovrebbe essere. Vai giù. Guarda, però non mi viene un termine, non mi rompi due cazzi. Era i sotto la doccia. Ma non è dura, già doveva stare sotto la doccia. E qui ci troviamo. Ok? Il gol della Fiorentina. Il gol della Fiorentina è regolare. Perché è stato annullato, attenzione, è stato annullato per fuorigioco. Il gol della Fiorentina è regolare per il fuorigioco. Perché è lo stesso annullato a Vlahovic, ok? La cosa più grave è che il gol della Fiorentina non può mai essere convalidato, perché una volta che l'arbitro è stato richiamato al VAR c'è un fallo quanto una casa su Locatelli di Ranieri, e quindi là è fallo, e quindi è fallo, ma l'arbitro non ha proprio considerato un fallo. Cioè, questa è la cosa più scandalosa. Cioè, tu sei stato chiamato al VAR. Mi spieghi che cazzo sei stato chiamato a fare al VAR? Aiuto. Quello è fallo su Locatelli. E basta. Che vi posso piacere o no. Quello è fallo su Locatelli. Quindi è inutile che va a vedere, è fuori gioco. Aglio, quello è fallo, boccanone. È fallo, quale cazzo è fuori gioco? E vabbè.
Eppure stavolta la Fiorentina amo queste cose. E va bene così. E va bene così. Vamos. Ridateci i punti, che se ci ridate i punti siamo secondi. Munnezzari. Ridateci i punti. Prendi no. Cioè, solo con 10 punti. Ti faccio un esempio. Se mi dai solo i 10 punti, io vado a pari punti con la Lazio. Per farti capire. Noi li prendiamo, io sono sicuro, io. Che la Juve li piglia là. Là davanti li prende. Voi scherzate. La Juve li prende. Secondo me la Juve li prende. Poi ne vedremo delle belle. Ciao a tutti, vai, e buona giornata, buon lunedì, anche se lunedì non è mai un buon lunedì, ciao miseria, volo timbo, vola, ciao belli.